Caterina Mangiacarpe mi interessava molto perché è una femminista, un'artista femminista, che è morta nel 2002, quindi quando aveva una cinquantina d'anni, morta relativamente giovane, che ha lavorato dall'inizio, da primi anni 70 sull'arte e la creatività come forma di lotta politica. E questa è la cosa che mi ha interessato molto, perché naturalmente era l'epoca in cui si faceva politica, no? Femminista e non solo, e quindi mi interessava molto questo aspetto. Poi mi interessava molto il personaggio anche, perché lei aveva questo look così quasi queer, oggi si direbbe, no? Perché lei non si identificava con le categorie di genere, quindi non diceva sono una donna e neanche un uomo, lei si identificava con la figura dell'androgino, che adesso si direbbe piuttosto queer, no? Un po' un queer antelittera. E quindi questo suo modo provocatorio, questa libertà con cui costruiva la propria immagine e con cui la performava, perché lei usava proprio il corpo come strumento performativo, e con, insieme al suo gruppo, no? che aveva creato, che si chiamavano le Nemesiache, facevano delle azioni artistiche e politiche insieme, no? Lei quando, so, quando andavano a interrompere un convegno, perché era una delle cose che facevano negli anni 70, spesso con abiti maschili, oppure vestite con questi lunghi abiti mitologici, no? Perché loro si richiamavano molto anche alla mitologia, e quella la performavano come un'azione artistica e politica, quindi era abbastanza all'avanguardia, no? Per l'epoca, questo mi ha interessato molto. Poi soprattutto volevo anche ricordare, cioè lavorare sulla memoria, no? In modo che anche le nuove generazioni sappiano quello che c'è stato prima, no? Perché adesso è tutto così rapido, si consuma tutto rapidamente attraverso internet, attraverso, no? Che bisogna, secondo me, lasciare una traccia e non bisogna dimenticarsi di quello che c'è stato, che poi ha portato a quello che c'è oggi, perché oggi ci sono dei collettivi femministi, non solo in Italia, anzi direi in Italia no, in Francia c'è un collettivo che si chiama La Barbe, che fa delle cose che facevano loro negli anni, fine anni 70, anni 80, fine anni 80, no? E poi insomma un terzo aspetto è questo loro radicamento nel territorio napoletano, questo mi interessa molto perché senza nessun folklore. Queste attività che facevano, artistiche e politiche, erano molto collegate al territorio, per cui non solo l'aspetto mitologico, ma anche facendo le azioni, per esempio, con le psichiatrizzate, no? Una cosa che negli anni 70 si faceva, ma loro l'hanno fatto come collettivo femminista, no? Per 2 anni si sono avvicinate a queste donne che erano prima della famosa legge Basaglia, e hanno lavorato con loro, hanno fatto dei video, no? All'epoca non erano dei video, erano dei super 8 su questo lavoro. Non so, quando ci fu il terremoto dell'81, dietro vita a un convegno sulla ricostruzione visto dalle donne. Quindi adesso sto facendo alcuni esempi. Questi sono aspetti che mi hanno interessato. Beh, appunto, come ho detto, ha anticipato moltissimo. Ha anticipato tutto questo aspetto del transfemminismo, no? Che adesso, diciamo, da Judith Butler, ma soprattutto Beatrice Preciado, no? Chiaramente elaborato in maniera diversa. Lei è stata in Italia la prima a lavorare su questo concetto di transfemminismo e quindi di identità fluide, no? Non più l'identità decisa, no? Come appunto anche il femminismo rivendicava spesso, no? un essere donna che rompesse i codici, ovviamente, no? Imposti dal patriarcato, però si lavorava molto sull'essere donna. Lei, prima una fase iniziale, parlava molto di femminilità originaria, no? Quindi nella mitologia, però poi ha avuto un'evoluzione in cui si è molto interessata e prendendo delle cose di che si lavoravano negli Stati Uniti solo all'epoca, no? Il transfemminismo. Quindi questo è un aspetto molto attuale. E poi, vabbè, questa libertà, questo penso che sia importante, secondo me deve rimanere, è rimasto anche inconsapevolmente, nel senso che anche nell'arte, nella creatività, anche nel cinema, qualcosa è rimasto di quello che lei e anche altre persone hanno fatto, quindi è importante. Beh, è il primo festival gay lesbico che lo ha selezionato, e quindi è importante perché
perché non deve rimanere, secondo me, confinato nei festival femministi o lesbici o altri, no? Ma diciamo, secondo me è importante che sia un festival gay e lesbico, in cui ci sono uomini e donne, gay e lesbiche, e un pubblico comunque mi sembra piuttosto ampio, un festival così ben articolato, no?